Ciao a tutti Leopardi, siamo al Palagialdo insieme a Coach Arioli, coach di Savigliano. Coach, innanzitutto complimenti, una gara intensissima, un finale apertissimo, l'avete spuntato per 3 punti, quindi rinnovi complimenti e analizziamo anche insieme a te la gara di questa sera. Abbiamo fatto alcune cose molto bene, il nostro obiettivo, il nostro piano partita era tentare di limitare Tulumello e Giacomelli, che sono in questo momento i terminali di maggior produzione offensiva di Chieri, e direi che questo l'abbiamo fatto molto bene. Abbiamo giocato anche una buona partita in attacco, abbiamo rischiato di vanificarla con molti errori ai tiri liberi in momenti importanti, e anche alcuni tiri aperti da 3 punti costruiti molto bene non sono entrati, però il basket è questo, alla fine i 2 tiri più difficili li abbiamo messi, e quindi gli ultimi 2 episodi insomma ci hanno dato una vittoria, vittoria fondamentale per il nostro campionato. Al di là dei 2 punti mi è piaciuto molto la squadra, siamo sicuramente stati in grado su un campo difficile contro una squadra molto galvanizzata dalla vittoria a Collegno di giocare con molta personalità e intensità, non soffrendo a rimbalzo, che era il maggior punto interrogativo per noi di questo match, quindi devo fare veramente i complimenti ai ragazzi. Grazie, una stagione che con l'inizio del girone del ritorno sta entrando nel vivo, allora i playoff arriveranno tra qualche settimana, voi con che sguardo guardate ai prossimi mesi e alle prossime settimane in campo? Ma è chiaro che in questo momento ci sono 5 squadre praticamente in 4 punti che si giocheranno terzo, quarto, quinto, sesto e settimo posto. Noi con questa vittoria in termini di classifica ci mettiamo sicuramente in una buona posizione, anche perché abbiamo 2-0, un 2-0 che può pesare, e quindi insomma noi guardiamo con fiducia le prossime partite, ma ripeto, al di là dei discorsi di classifica mi è piaciuto molto come oggi la squadra ha giocato questa partita, è la prima volta quest'anno che riusciamo in un match importante comunque a esprimere il nostro potenziale, quindi la nostra crescita è stata sicuramente una cosa che abbiamo potuto toccare con mano. Allora, ancora grazie e come sempre Leopardi Pride.